Si è svolta in Piazza Duomo la cerimonia delle luminarie del 7 settembre per celebrare la vigilia del 75esimo anniversario della liberazione di Pistoia, che è avvenuta appunto l'8 settembre del 1944, un anno preciso dopo il famoso 8 settembre da cui cominciò quella che alcuni dicono la morte della patria, ma invece per noi è stata proprio la rinascita della patria, perché da lì comincia la resistenza. La resistenza che si è avuta anche a Pistoia, Pistoia è medaglia d'argento, Pistoia è stata liberata dai partigiani, gli alleati arrivarono dopo, come tante città toscane, quindi noi stasera siamo particolarmente felici e orgogliosi di ricordare questo evento attraverso quello che è il tradizionale concerto delle bande comunali e delle bande del comune di Pistoia, che appunto c'è la luminaria, si spengeranno le luci, ma prima parlerà Renzo Forzini, che ci racconterà appunto come è avvenuta la liberazione di Pistoia. E l'8, diciamo, calarono le formazioni partigiane più importanti del vicinato e presero possesso degli edifici pubblici, i quali erano stati abbandonati dalle autorità fasciste della Repubblica Salò precedenti e dai tedeschi. Restarono invece una pattuglia tedesca a Villone Puccini, ben armata, tedesche e milizie fasciste. E il 9 mattina una formazione partigiana le attaccò. Ci fu un combattimento cruento, 3 dei nostri giovani ci lasciarono la vita. I tedeschi si ritirarono sulla montagna pistoiese. Il 10, era domenica, prese la cannonata Pistoia, tra cui un proiettile cadde qui nell'interno del comune di Pistoia. Poi, nei giorni successivi, ci fu l'impegno importantissimo degli sminatori, che erano questi, erano dei pistoiesi coraggiosi che andarono a togliere le mine che i tedeschi avevano lasciato e i proiettili sparsi in giro, bombe a mano, ma in particolare le mine anticarro e le mine antiuomo e le mine, scusami, antibambino. Ecco, questa è stata un po' la storia della nostra faticosa liberazione, e poi la vita pian piano riprese.